io sono qui più che altro per testimoniare il coronamento di un sogno. Siamo riusciti, assieme a Raimondo Carnevali e anche con altre persone che sono tante, ma che hanno dato un grosso contributo per arrivare a coronare questo sogno, che è quello di riportare una sola squadra, Ravenna, ad un livello assessore minimo, spero che sia minimo, comunque sia di sicuro è un livello di buona partenza, perché la 2 non è un campionato semplice, quest'anno in modo particolarmente impegnativo per come è configurato, poi sarà più esplicito e più bravo di me l'allenatore a spiegare come e quali saranno le difficoltà di questo campionato particolarmente impegnativo, anche per il prospetto, perché andremo da Torino praticamente a Marsala e quindi e poi la capatina anche in Sardegna, quindi a Olbia e poi anche in Calabria, quindi particolarmente duro anche per le trasferte, ma duro anche perché ci sono squadre davvero molto competitive. Dicevo il coronamento di un sogno, sì, è un sogno quello di sicuramente parlare ancora di Olimpia Teodoro. La storia la sapete tutti quanti molto meglio di me, io tanto lavoro non sono non sono tanti anni che mi occupo di pallavolo, quindi a Ravenna ci sono delle tradizioni, ci sono delle persone particolarmente ferrate in materia, particolarmente direi competenti. Noi abbiamo coronato questo sogno con la volontà, il desiderio e la pazienza, vi assicuro tantissima, per riuscire a colmare un solco particolarmente profondo che si è creato nel tempo fra le due squadre. Lo sport è una cosa che ci unisce, poi voi mi insegnate che lo sport è scuola di vita e vivere litigando non va bene, quindi unirci invece va molto molto meglio. E vi assicuro che nonostante questo solco profondo che si sta creando negli anni fra le due sodalizi, diciamo che c'è stata veramente la volontà di molti di riuscire a superare i problemi e soprattutto vi assicuro che sono molto più le cose che ci uniscono di quelle che ci dividono. Quindi il sogno coronato, certo, oggi si può veramente parlare di una squadra unica e direi anche, riteniamo, anche competitiva per portare la pallavolo femminile di Ravenna a livelli che sicuramente li comprendono. Per quanto riguarda le difficoltà, giusto per accennare, pensate che abbiamo iniziato a dialogare con la nostra mattina l'agenda, il 9 di maggio ci siamo incontrati negli uffici di Damiano Donati per cominciare a dialogare con lui e con l'Olimpia, quindi, per vedere se era possibile dialogare e trovare un'intesa. Dal 9 di maggio è passato il tempo e siamo arrivati anche piuttosto lunghi perché, come vedete, siamo poi preparati ancora con quanto le maglie sono in arrivo, le maglie ufficiali, quindi le maglie provvisorie, temporanee. Diciamo che siamo arrivati anche al 4 di ottobre, la prima partita è proprio domenica prossima. Abbiamo fatto con il conto e aver superato gli ostacoli e le difficoltà più importanti. Oggi faremo tutto il possibile per recuperare quello che è possibile recuperare per questi tempi. Ci siamo dati questa sede per essere in grado di poter ospitare anche gli sponsor, per poter ospitare tutti coloro che possono collaborare con noi. La squadra si trova qui per la presentazione dei filmati che il mister propone per verificare il comportamento dei nostri avversari, quindi una sede che sia in grado di, appunto, di rendere semplice, o perlomeno più possibile semplice, la vita sportiva soprattutto. Una cosa che vorrei ricordare è importante davvero è tutto l'aspetto della giovanile. La giovanile è troppo importante per ogni società, per noi in modo particolare, perché c'è un potenziale notevolissimo di ragazze che partono dal pallavolo. Solo le due società, le due sodalizie attuali, Olimpia e Teodoro, contano almeno 500 ragazze iscritte ai campionati regionali e provinciali. Quindi
quindi solo in questi due servizi, pensate a tutte le altre società, tante piccole società che sono presenti in varie annate, quindi c'è un divario importantissimo e la squadra di A2 deve essere da stimolo a queste ragazze, deve essere un obiettivo, un sogno per loro, e basti dire che in questa squadra ci sono già almeno 4 ragazze di Ravenna che giocano titolari o comunque in diciamo in, con la speranza di diventare anche titolari. Questo significa che c'è un forte legame fra tutta la giovanile e la prima squadra. Con la giovanile abbiamo ancora, poi il mondo mi fa buon testimone, abbiamo ancora qualche difficoltà da superare, ma almeno l'anno 18 va fatta assieme, è la C, l'anno 18 va fatta assieme, dico va fatta perché dobbiamo ancora trovare alcuni meccanismi che ci permettono di completare il progetto, ma ci si deve riuscire. Poi l'anno prossimo, mi auguro, spero, e con l'aiuto di tante persone e soprattutto con il superamento ancora di qualche ostacolo, più che altro dovuti a personalismi un po' sciocchi, se permettete, perché a volte ci perdiamo in poche cose ed è assurdo questo. Quindi mi auguro che l'anno prossimo si possa fare molto di più, allargare questa unione anche a buona parte delle giovanili, proprio per cercare di dare a questo sodalizio tutte le speranze possibili alle ragazze in modo particolare. Abbiamo avendo in particolar modo tanti allenatori, tante persone competenti, e questi allenatori, oltre ad essere dei bravissimi tecnici, sono soprattutto anche dei bravi educatori, perché hanno a che fare con delle ragazze in età diciamo sempre difficile, perché 13, 14, 16, 17 anni sono età sempre critiche, e quindi devono essere particolarmente preparati a fare anche gli educatori. Proprio per cercare di forgiare carattere, la sofferenza, e lo sport sapete che insegna molto, perché dalle sconfitte bisogna risorgere, e questo aiuta molto a forgiare il carattere delle future donne direi della nostra città. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete riservato e lascerei la parola a te. Ringraziamo Paolo De Lorenzi.